Salve a tutti e grazie di essere qui. Prima di iniziare con l'argomento del giorno, vi voglio ricordare che il 24 saremo alla Tempol, la SD di Frosinone, dove più volte mi avete visto in azione. Saremo io, Alfredo Tessitore, Francesco Dalbruno, insomma tutti noi di Mind Building Coaching, assieme a Nicolò Cassone di Fit Elite Italia, e saremo lì per parlare di culturismo. Quindi vi linko l'evento qui sotto, lo trovate in descrizione con tutte le specifiche del caso. Mi raccomando, venite a trovarmi. Ad ogni modo, torniamo a noi. Vi ho parlato di integrazione, vi ho parlato di alimentazione, questa volta vi parlerò di allenamento e dopo 10 anni da coach di me stesso ho deciso di affidarmi a un professionista, a un coach di oltreoceano, questo per avere una visione esterna a quella che sarà la mia preparazione verso le gare del 2018. Lo vedo come un investimento sulla mia figura da professionista e da atleta. Avere un occhio esterno, avere un parere oggettivo su quello che è l'andamento della propria preparazione è una cosa estremamente importante, anche perché toglie molto dello stress del doversi gestire in maniera autonoma, e vi posso assicurare che in un periodo come questo, estremamente pieno, è qualcosa che mi alleggerisce tanto, anche perché, come avete visto, ci sono stati parecchi stravolgimenti nell'ultimo periodo, lo vedete anche dallo sfondo, è differente, è plastica. Attualmente sono a Dublino, infatti in Irlanda, e credo rimarrò qui per un lungo periodo di tempo. Avere un aiuto del genere è a mio parere qualcosa di estremamente importante. È anche un grosso stimolo e un modo per imparare. Infatti un consiglio che vi do è confrontatevi sempre, non fermatevi a quella che è la vostra idea, non siate ermetici, cercate sempre di imparare e di condividere, perché è un investimento, come ho detto prima, che fate sulla vostra figura in primis. E quando vi trovate a fare un lavoro come il mio, quindi avete sempre modo di interfacciarvi con altri atleti, con altre persone, questa è una cosa estremamente importante, e da questo percorso io in primis voglio imparare. Della condizione da gara mi importa in verità relativamente poco, per quanto poi ci tenga tanto ad arrivare alla massima forma possibile, come è stato in passato. D'altronde non cambia niente, cambierà soltanto l'approccio. Approccio differente fino ad un certo punto, dato che in questo periodo iniziale mi sono trovato a lavorare in maniera molto simile rispetto al passato e conforme al mio approccio generale. Quindi un'unione tra esercizi fondamentali e esercizi specifici suddivisi in giornate differenti, quindi allenamenti pesanti sotto il profilo meccanico e allenamenti pesanti sotto il profilo metabolico. Attualmente mi assesto sui 4-5 allenamenti a settimana, mi sposterò pian piano sui 5 o più, tutto sta nell'ambientarsi, almeno questo primo periodo, in una città, in un ambiente nuovo, quindi ho preferito non spingere sulla frequenza, anche perché sono giorni veramente pieni, veramente intensi. Sto su una media di 20 km al giorno a piedi, quindi vi rendete conto che è un dispendio sia energetico che di tempo importante. La stessa palestra che vedrete nelle immagini è distante almeno un 2 km da casa, quindi una bella passeggiata prima di arrivare in sala pesi. È aumentato di conseguenza anche l'introito calorico, sto su una media di 2800 calorie con una ricarica settimanale che sfora le 3000. Saranno le giornate molto piene, le camminate infinite, ma ho anche perso qualcosina, mi vedo molto meglio, più pulito, le energie non mancano, anzi. Gli allenamenti per adesso si suddividono in maniera abbastanza canonica, quindi spinta, trazione e gambe, soltanto che è un approccio molto molto più voluminoso anche nelle sessioni cosiddette pesanti, quindi composte principalmente da esercizi multiarticolari, ma con un buon volume generale, nonostante il numero di ripetizioni sia medio-basso. Che dire ragazzi, vi aggiornerò nei prossimi video sull'andamento di questa preparazione, ce la vivremo un pochettino insieme, e per il resto vi auguro una magnifica giornata e un buon proseguimento.
alimentarci, già abbiamo fatto spesa, il minimo indispensabile poi per la settimana. Quindi a parte tè verde, caffè, un pochettino di olio dalla dubbia provenienza, però qui c'è scritto extravergine. Uova, una dozzina, poi circa 2,5 kg tra gallette e riso. Questi sono 1,5 kg di petto di pollo e un paio di etti a confezione di affettato per stasera, visto che siamo appena arrivati e andiamo abbastanza di fretta. 0,5 kg di yogurt. Poi qua ragazzi hanno il Meridian al supermercato. E 1 kg di porridge d'avena, penso siano fiocchi questi qua organici, anche questi presi al supermercato. Il tutto per ma nemmeno 50 euro di spesa, quindi tutto sommato ce la siamo cavati abbastanza bene. Qui abbiamo sistemato il minimo indispensabile, quindi un pochettino Bello. di barrette e quant'altro, poi anche proteine di là che sono sicuramente molto molto utili e pratiche più che altro. Questa ce la siamo portata dall'Italia. Via. Ebbene sì.